Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, siamo tornati, nuova settimana con City Report. Siamo in via San Cristoforo, tra il cavalcavia delle milizie e l'alzaia del Naviglio Pavese. Torniamo da dove? Da settimana scorsa, dove siamo stati in Piazza d'Arme. Ma anche qui, questo è il municipio 6, non c'è tutta sta bellezza, anzi, ed è da parecchio che la denunciamo. Guardate qua, la mobike, guardate le buche qui transennate in maniera molto particolare. E stiamo proseguendo col nostro sopralluogo, come potete vedere questa è l'area ferroviaria Trenord, rete ferroviaria italiana. Non siamo distantissimi da dove eravamo stati qualche settimana fa, da dove era stato sistemato il tutto dietro l'esse lunga di Viale Cassala. Come potete vedere anche qui è un pattumaio, una schifezza incredibile. Vi ricordo che siamo anche a fianco alla ricicleria, ma se ce la facciamo adesso proseguiamo, che vi devo far vedere, perché quello che vedete voi qua è ancora niente rispetto a quello che c'è. Guardate. Stai attento Paolo, perché ci sono anche feci fresche in mezzo a tutti questi rifiuti vestiti. Tra l'altro il mio pensiero è, ma chi viene a scaricare qui dentro? Non è che scarica da poco tempo, vedendo la quantità incredibile di rifiuti che c'è. Poi abbiamo questo biciclette da bambino, pentole, roba di qualcuno che comunque soggiornava o ha soggiornato da queste parti. Guardate che roba, questa è tutta la linea, una tratta della linea ferroviaria che passa dentro Milano, eh? Pensare che qui vicino c'è la ricicleria, guardate cosa non viene buttato qui, e vi ricordo che ci sono dei binari che passano qua attorno. Attenzione alle buche, Paolo. Questo che è stato anche quasi coperto, cos'è, un lampadario, un pezzo di qualcosa, ma... Paolo, non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche bottiglie di urina, guarda, quelle non mancano mai. Come vedete la fila di immondizia che c'è qui prosegue per tantissimo spazio, tantissima metratura, ancora più avanti, 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 avanti. Ve ne abbiamo fatto vedere solo un pezzo, il pezzo più vicino agli attraversamenti pedonali, siamo dietro comunque alle case delle persone e nel mezzo dei binari del Trenord e della ferrovia. Siamo sempre a ridosso del tratto ferroviario, come potete vedere c'è roba addirittura buttata anche dall'altra parte, quindi tutti e due i lati sono pieni di immondizia. La casetta cantoniera è stata messa in sicurezza qualche tempo fa, sembra che per ora stia tenendo,
di sicuro tutto quello che vediamo su questa tratta ferroviaria è un gran caos, un'immondizia, una discarica. Vi ricordo che siamo a Milano nel municipio 6. Guarda che arriva piano piano, hai visto che bello? Come vedete siamo adesso alla sinistra della casetta, arrivando dalla cavalcavia delle milizie, un pezzettino di legno che si sposta facilmente e chiude quella costruzione abbandonata che vedete dalla parte di là. Qui abbiamo questa casetta di cui vi parlavamo che è stata messa in sicurezza da poco, vedete che c'è qualche lucchetta eccetera, ma che ancora permette di poter raggiungere i binari tramite vari passaggi e invadere lo spazio ferroviario che dovrebbe essere in sicurezza. In sicurezza come dovrebbe essere questo spazio dove invece troviamo delle vere e proprie discariche a abbandono, in civiltà, e che purtroppo non durano da poco, ma ci sono da tantissimo tempo. Ecco, queste puntate che state vedendo in queste settimane, a partire da quella di Piazza d'Armi, sono diciamo un appunto che noi facciamo ai futuri candidati al Consiglio Comunale, i nostri nuovi eletti che arriveranno con queste elezioni, per ricordargli che certe situazioni così non sono degne della Milano del 2021, di quella Milano che vuole arrivare alle Olimpiadi. Le Olimpiadi del trash stiamo facendo. Comunque andiamo avanti. E proseguiamo col degrado, siamo sempre sulla massicciata, come vedete ci sono i cartelli stradali, questi mega cartelli stradali che sono curati da aziende private e pubbliche, e c'è questo malaffare di buttare sempre quello che avanza di sti cartelli dappertutto. Qui già c'è uno sporco incredibile, guardate qua i precedenti spot, cartelloni pubblicitari che erano affissi su questo mega cartellone d'alluminio, sono tutti qui buttati per terra, una vergogna. E questo riguarda gli operatori, chi controlla gli operatori che affiggono appunto la pubblicità. E stiamo percorrendo la via che porta appunto alla discarica comunale, e guardate, già per arrivarci, a parte lo sporco che si trova fuori e quello che avete visto sui binari della massicciata della ferrovia Trenord, già si trovano dei panni buttati sopra il filo spinato, segno che non c'è molto controllo anche dei perimetrali. Ma andiamo a vedere in questa giornata di gennaio del 2021 con lockdown cosa succede fuori dalla discarica in cavalcavia delle milizie. Sarà pulita? Eccoci, purtroppo scommessa persa per il Comune di Milano, per il Municipio 6, perché anche questa settimana troviamo una schifezza orrenda fuori dalla discarica che è aperta. Andiamo a vedere la discarica. Beh, diciamo che anche oggi dalla ricicleria potremmo anche chiudere. Vi facciamo vedere in chiusura, oltre alle persone che sono dietro di noi, che sono quelle che buttano le robe in giro, le vediamo, ci stanno guardando da parecchio tempo, vi facciamo vedere un po' di murales che ci sono nel perimetrale. Con Paolo Rusconi andiamo.
E giusto appunto parliamo del muro che unisce il progetto del Municipio 6, infatti sì, unisce la discarica che c'è dalla parte di Cavalcavia delle Milizie alla discarica che abbiamo per andare verso il Naviglio Pavese, verso i binari della 3 Nord. Comunque continuiamo, andiamo avanti. E continuiamo, Municipio 6, siamo stati alla discarica di Cavalcavia delle Milizie, ferrovia, avete visto quello che c'è. Arriviamo a un altro nodo cruciale del futuro di Milano e che chiaramente segnaliamo a quelli che saranno i futuri consiglieri, dato che fino ad oggi non è che c'è stato fatto tanto lavoro, ma lo vedrete dalle immagini. Qui siamo all'interno del Parco Argelati, dove tra mega costruzioni bellissime e anche costosissime si alternano case popolari, note anche per i centri sociali e lo spaccio, e questa costruzione che era la casa del custode di allora, che da qualche anno dopo che è bruciata, noi c'eravamo stati prima che bruciasse ed era già occupata, è lasciata abbandonata così come tutto quello che la circonda intorno. Guardate il contrasto tra questa parte, quella dove ci sono le nuove costruzioni, e questa dove ci sono le altre nuove costruzioni. Paolo, prego. Stiamo proseguendo questo sopralluogo, alle nostre spalle le costruzioni nuove. A sinistra cosa troviamo? Con messa in sicurezza, secondo voi? E voilà Paolo. Si entra così, senza nessun problema. Come potete vedere è tutto spaccato, pieno di immondizia. Adesso faccerò un giretto io a vedere com'è. Guardate, addirittura ci sono ancora le bombole del gas buttate qui. Guardate anche, vi continuiamo a mostrare, guardate la seduta qui, tutto è stato buttato giù, ci si beve, si mangia, si butta l'immondizia. Adesso vedremo il retro è conciato ancora peggio, pieno di immondizia e tra l'altro è stato fatto il rientro. Adesso ve lo facciamo vedere. Se guardate questa finestra, da qui si entra dentro a pernottare in questa struttura. Guardate qui.
camera da letto. Andiamo. Beh, abbiamo visto un pochettino di quello che succede qua dentro, le nuove occupazioni, facciamo un giretto fino al laterale, vi facciamo vedere dove ci troviamo e facciamo vedere la costruzione un po' più ampia. Ed ecco amici, vi stiamo facendo vedere adesso ancora un po' più a distanza, questi sono i nuovi ingressi di questa costruzione. Nel mentre siamo qui abbiamo un po' di gente che ci gira intorno, ma insomma la zona di Via Gola eccetera la conoscete già, insomma come funziona. Siamo sempre tra il municipio 5 e il municipio 6, nuova occupazione dove da anni non è stato fatto nulla e siamo qui per segnalarvi anche questa cosa. Speriamo che i nuovi eletti provvederanno, dato che fino ad oggi non è stato fatto nulla. Un saluto, ma non abbiamo ancora finito, vi devo far vedere ancora due cose, seguite. Chiusura di puntata dal parco di Argelati, da questa costruzione del custode che vi abbiamo fatto vedere nuovamente occupata. Oggi avete visto i problemi della zona 6, ma la settimana prossima dove saremo? Seguiteci e lo vedrete. Un saluto a tutti i nostri spettatori, agli eletti politici e amici che ci guardano. Guardateci con un occhio ancora più avanti perché vi stiamo facendo vedere delle vere problematiche della città che vanno risolte. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi, City Report. City Report!